Oggi 2 febbraio 2020, sono le 7:25, siamo ad Alessandria e siamo andati a prendere Aaron, un bel cucciolo che adesso è lì che sonnecchia sul sedile dietro. Una nuova avventura. Ecco qua Aaron. Accendi una luce. Eccolo qui. Ciao Aaron. In tutto il suo splendore. In tutto il suo splendore e nella sua puzza di pipì. È massiccio come un vitellino. Adesso lo puliamo. Dove sei? Guardalo qua, Aaron. Bello. Il cucciolino mezzo addormentato. Ciao amore. Ciao. Aaron, sei bello ciccione. Hai visto? Aaron. Ciao Aaron, sei morbido Aaron. Morbido Aaron. Scendiamo un po', dai. Dai, vieni. Su, andiamo. Dai. Scendi. Dai. Oh. Aaron non ha tanta voglia di scendere dalla macchina. No, proprio zero, guarda. Dice sto così tanto bene qua. Ho fatto un viaggio di merda dentro una gabbia, adesso che finalmente posso. Vieni, forza. Dai, vieni. Forza. Dai. Così. Bello, guarda. Prima sosta all'autogrill di Felizzano, è già riuscito a fare due volte la pipì dentro l'autogrill e adesso vediamo se si tranquillizza un pochino. Allora, che succede? C'è un cocker. Ah, non l'avevo visto. Apri il telefono. E adesso prima di continuare il viaggio un po' di toilette. Che dici Aaron? Fermo. Fermo, impariamo delle regole. Fermo lì. Bravo Aaron, bravo. Bravo. Oh.
Bene, sono le 9 e siamo arrivati a casa. Ed Aaron dov'è? Eccolo qua dietro, Aaron. Dov'è Aaron? Eccolo qui, che ha dormito tutto il viaggio. Adesso andiamo a farci una passeggiata. Dorme. Dorme, lui dorme. Lui dorme. È proprio stanco. Aaron, e allora? Siamo arrivati nella tua nuova casa. Scendiamo dalla macchina, che dici? Ed ecco il primo incontro con Ebbina. Ebbi e Aaron insieme. Tata. Dove vai? Vieni. Rombo, vieni. Arrivati a casa. Adesso Aaron impara per la prima volta a fare le scale. Non è facile perché... Forza! Prima le zampe davanti. Aaron! E poi quelle vieni. Dietro. Vieni. Aaron è nato verso la metà di ottobre 2019, in Abruzzo. È nato randagio ed è vissuto così fino a dicembre, quando è stato recuperato con la mamma e i fratellini dai volontari del canile. In questo rifugio è vissuto fino a ieri e da oggi per lui inizia una nuova vita. Oggi Aaron è un po' triste, perché non ci sono più la mamma e i suoi fratellini con cui giocare. Ma in compenso aveva la compagnia di Abby e di due bei micioni, Mirtillo e Reddy. Aaron, Abby, Aaron. Uno qui. Aaron, è il bombo. Prendi il bombo. Ciao Ava. Anche Abby. Qui è tutto nuovo adesso, il giardino, la casa, i percorsi, è tutto da imparare. Ma un po' alla volta ci avventuriamo e cominciamo a sentire la nuova aria di casa. Abby sembra averlo accettato bene. Comincia a seguirlo. Guardiamoci attorno, vediamo cosa c'è. Cominciamo anche il gioco, ovviamente sul divano. Ma è la cuccia di tutti questo. Giochiamo, giochiamo.
Abby sembra contenta di avere un nuovo compagno, così non è più sola a casa. All'inizio Abby era un po' gelosa dei suoi giochi, perché mai nessuno è andato a prenderli. Però, poco alla volta, ha imparato che si può giocare in due. E anche Aaron può usare i suoi giochi da mordicchiare, da strappare, da tirare. E un po' alla volta anche lui si tranquillizza e comincia a prendere dimestichezza con l'ambiente. Eh sì, da oggi per tutti noi inizia una nuova avventura.